Buongiorno a tutti ragazze e ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi video shopping pazzo, ma prima di tutto vi vorrei mostrare la beauty box di Look Fantastic di luglio, di che cosa mi è arrivato, così vi faccio tutto un purpurri. Sulle labbra ho questo gloss di Nabla che cerco di smaltire perché appiccica, poi io odio i gloss. Non fateci caso alle unghie perché ragazze, con l'igienizzante si seccano e si sfaldano un casino, quindi preferisco non toccarle, fanno schifo già così. Allora, la beauty box di luglio è questa qua, in scatola arancione, mi piace tantissimo. Quasi tutte le beauty box di Look Fantastic mi danno sempre tantissima soddisfazione. Questo mese ho trovato parecchie cose interessanti. Prima di tutto ho trovato un integratore per capelli, viso e unghie, questo qua, di My Vitamins, mai provato. Poi Deep Moisture Regenerating Night Cream di Madaram in Italia, io questo l'ho già utilizzato con la vitamina C, acido ialuronico, l'avevo già utilizzato in full size, l'intera linea, che è stra ottima. Poi all'interno troviamo un pennellino eco brush, e un pennellino eco brush da blush, molto carino, bello morbido, guardate che setole, fantastico. Il pennellino è molto molto carino. Poi all'interno ho trovato il Morning Expert Hyaluronic Serum di Visworks. Di questo ho utilizzato i pad esfolianti sempre alla vitamina C e mi erano piaciuti tantissimo. Ho trovato anche una Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream della Sleek. Questa ha la colorazione 1036 Bittersweet, che poi il colore è bellissimo, so, nelle mie corde. E poi una crema per il corpo, Rose and Lemon Body Cream di Monum Spa. Sono 100 ml di prodotto in una full size. E con la beauty box abbiamo finito. Poi ragazze, passiamo al succo del video. È da un po' di tempo che ci penso, un po' perché mi incuriosisce tantissimo la skincare da farmacia, un po' vorrei allargare un po' gli orizzonti del mio canale, visto che stiamo diventando un po' tantini e quindi non tutti sono fan del bio. Voglio insomma allargare un po' l'orizzonte e parlare un po' di tutto. Come voi ben sapete, io non mi faccio problemi ad utilizzare i prodotti anche non bio, soprattutto detersione e tonici, e a volte faccio anche uno sgarro per quanto riguarda le creme se ho una determinata problematica. La skincare farmaceutica mi è sempre attirato, perché secondo me fanno dei prodotti molto buoni, molto studiati e soprattutto più specifiche per problematiche specifiche. A volte ti risolvono proprio il tutto, perché ovviamente dietro ci sono dermatologi, dottori, hanno un sacco di laboratori e quindi sono prodotti molto più studiati. Ovviamente, come in ogni ambito, diciamo, ci sono le ciofeche e ci sono anche i prodotti buoni. In questo video io mi sono concentrata sui prodotti da farmacia, ovviamente detersione e tonificazione, quindi detergenti e tonici. C'è solo una crema corpo, strana, perché sono cose che riesco a smaltire di più. E a maggior ragione i prodotti da farmacia hanno un costo un pelino più alto, quindi non mi voglio sbizzarrire a acquistare creme, cremine per il viso, perché se poi non mi vanno bene o non mi piacciono, mi scoccerebbe spiaccicarmi una crema da 50 euro sulle chiappe, ma in generale mi dispiacerebbe. Però a questo giro vediamo solo i detergenti, e poi ci sarà un'altra sessione di shopping dove ci sarà qualche siero e qualche cremina, ma poche cose, perché ho ancora addocchiato altre cose molto molto interessanti, più interessanti di questi. Così voglio strutturare anche il canale con le recensioni beauty da farmacia, beauty eco bio e beauty tradizionale, in caso ci fosse qualcosa tipo da supermercato. Così il motore di ricerca diventa più facilitato e ognuno guarda quello che segue con più interesse. Non voglio farvi i video con tantissime cose dentro, confusionario, quindi ho deciso di separare. Fatemi sapere se vi piace questa nuova rubrica, quindi questa sarà l'inaugurazione di beauty di farmacia,
ora mi guardo bene le offerte, acquisterò quello che mi manca e poi comincerò a testare e fare le review mirate. Se vi interessa, se siete affascinate del beauty da farmacia, ecco, benvenute. Dunque, io ho fatto due ordini da Amica Farmacia e qua dentro ci sono anche due prodotti che ho acquistato nella parafarmacia della Coop. Sì, questo capello, baby capello, vabbè. Allora, la prima volta mi sono trovata molto molto bene, quando vi ho fatto vedere il video vi ricordate che avevo preso il siero di Caudalie, perché sono stati molto gentili, avevo speso poco e mi hanno molto coccolata. A questo giro, ahimè, non è andata così perché ho fatto un ordine bello e sostanzioso, adesso vedrete, e non ho trovato all'interno del pacchetto neanche un... diciamo bigliettino con le scuse che magari hanno finito dei campioncini di riserva, oppure un buono sconto, insomma niente, proprio il pacco come è arrivato con le mie cose così. Io personalmente ho deciso di investire nelle farmacie fisiche e nelle farmacie online italiane proprio perché in questo periodo dove tutti abbiamo bisogno di lavoro e quindi di entrate volevo premiare queste aziende. È vero che è meglio premiare le farmacie fisiche, però anche quelle online comunque lavorano perché ragazze si sono evolute, adesso online va più che farmacie proprio fisiche, sfruttare fare la fila, mascherina eccetera eccetera. Ho scritto al servizio clienti, ovviamente ho spiegato il mio disagio perché ragazze non si fa così, ok non ci sono i campioncini, io non pretendo un omaggio o chissà che cosa, ma una giusta attenzione per far capire, ah ma io ti penso anche se in questo momento non ho un cazzo di campioncino da darti, però ti ho pensata con un buono sconto, con semplicemente delle scuse, perché ragazze come potete vedere dai videoli o le cose me le posso comprare da sola, ma l'attenzione verso il consumatore è la cosa più importante. Ora valuterò se acquisterò ancora da questa farmacia, anche se è ben fornita, mi piace molto, trovo sempre tantissime offerte e soprattutto la spedizione è molto veloce e iper seria. Per ragazze, ecco, l'attenzione verso il cliente per me è la cosa più importante, perché io investo dei miei soldi, perché io ci sudo, ci lavoro, mi incazzo, e quindi voglio anch'io giusta attenzione verso di me, come io coccolo i miei clienti, voglio essere coccolata. Questo è il mega pacco, come vi ho detto qua dentro ci sono due ordini sempre da Amica Farmacia raggruppati, perché la mia intenzione era di tenervi tutto e farvi un mega gigantesco haul, però in questo momento non è possibile perché vorrei già cominciare a provare qualcosa e darvi le prime input, cioè vorrei già cominciare a provare sto ben di Dio, e quindi più avanti vi farò anche vedere altre cose che ho in mente di acquistare, sempre se ci riuscirò, ma ci riuscirò. Partiamo subito da due prodotti che avevo trovato nella parafarmacia della Coop, che ho trovato due offerte, ho preso due prodotti che mi incuriosivano. Come vi ho già detto, ho preso tantissimi detergenti e prodotti per lo struccaggio e tonificazione. Il prossimo haul sarà più dedicato ai trattamenti nel mio limite possibile, più specifici. Allora, la prima cosa che ho carappiato perché era in offerta è il Purité Thermal 3-in-1 latte struccante viso, occhi e labbra di Vichy. Sono ben 300 ml di prodotto. Questo è famosissimo, l'ho già visto in giro, un maxi formato, è un detergente appunto specifico per pelli sensibili, occhi eccetera eccetera. Infatti c'è anche scritto senza parabeni, ovviamente ragazza non parliamo di prodotti bio, l'ho pagato circa 15 euro, anche se il suo prezzo varia dove andate ad acquistare le cose, ovviamente se l'avessi cercato online avrei pagato anche meno, ma ero lì, ho acquistato questo al secondo posto alla paraffina liquida, però vabbè è un prodotto a risciacquo, vedremo. Poi sempre un prodotto che ho preso nella parafarmacia della Coop è questo detergente che ha catturato subito la mia attenzione, è del marchio Sebamed, liquido per pelli sensibili, detergente della pelle, non contiene sapone, magari l'italiano, contiene pentavin che aiuta a proteggere la pelle dalla disidratazione rispetto all'ambiente perché i tensidi
utilizzati sono biodegradabili, tutti questi paroloni farmaceutici, ci facciamo un po' di cultura. L'ho preso perché è scientificamente controllato con il pH 5.5, quindi il pH della nostra pelle. Sono 400 ml di prodotto per uso quotidiano per la pelle, è un sapone non purificante ma idratante, quindi perfetto per la mia tipologia di pelle. Poi andando avanti, qua entriamo proprio negli acquisti da Mica Farmacia, vi faccio vedere subito l'unico prodotto che ho acquistato per il corpo. Questa è stata un po' colpa di Valentina del canale Vale Beauty Channel, perché è grazie a lei che ho scoperto questo marchio e ho preso la crema per il corpo idratante per pelle secca e molto secca da 340 grammi di CeraVe, non so come si chiama, senza profumo, non comedogeno, ipoallergenico. Qua dice idrata e aiuta a ripristinare la barriera protettiva con 3 ceramidi essenziali e acido ialuronico. Questa è famosissima, ragazza, quindi io sono partita proprio base, anche se ho trovato tantissime offerte. Poi sempre come detergente, sempre come CeraVe, ho voluto provare un detergente per il viso, anche questo consigliato da Valentina, solo che non so se lei aveva provato quella nella versione blu o in questa versione, non ci formalizziamo. Ho preso detergente idratante per pelli normali e secche, 88 ml senza profumo. Ho preso appunto piccino perché volevo provare tantissimi tipi di detergenti di tantissimi brand. Questo è senza sapone ovviamente e quindi ho preso questo piccolino. Ragazzi, perdonatemi, i prezzi non me li ricordo. Allora, di detersione cos'altro ho preso? Allora, ho preso due latti detergenti. No, anzi, passiamo all'inizio, ciao, shalala. Allora, l'unica acqua micellare che ho preso è questa di Saugella Viso. Acqua micellare, detergente struccante con acido ialuronico, di glicerina e xilitolo, deterge idrata fino a 6 ore. Di questo non ho mai sentito parlare, non sapevo neanche che Saugella avesse fatto l'acqua micellare, perché io la conosco come detergente per la baggiana e quindi ho deciso di prendere questo. Tutti i prodotti che vi mostro li ho trovati tutti in super sconto, se no avrei speso metà del mio stipendio. Poi, sempre come detersione, ho voluto provare l'olio struccante di Uriage. Questo deve essere un prodotto abbastanza nuovo, sono solo 100 ml di prodotto. Anche qua sul sito sembrava un boccettone gigante, però cazzo, potevi guardare la quantità, vabbè. 100 ml di prodotto, io gli oli li utilizzo a maggior ragione di estate per togliere i filtri chimici e fisici, perché utilizzo il solare sul viso, quindi mi fa molto piacere visto che quello che ho lo sto terminando. Poi, come latte detergente, ne ho acquistati due, sempre di due marchi diversi. Uno di Aven, che costava pochissimo, ma penso 3 euro, Gentle Milk Cleansing, Comfort, deterge, strucca e lenisce. 6 mesi di pouch, 100 ml di prodotto, per 3 euro, ho detto vabbè, i latti detergenti, li smaltisco come il pane, va benissimo. E poi uno che mi interessava veramente tanto da tantissimo tempo, perché ripeto, io l'occhio sulla farmacia ce l'ho avuto da sempre, è questo latte detergente con estratto di fiordaliso, sodio lattato, pantenolo per pelle normali sensibili e delicati di Rilastil, 250 ml di prodotto. Vi dico già che di Rilastil e di Samatoline voglio provare anche la linea skincare. Intanto ho preso il latte detergente, 250 ml di prodotto, uso esterno e tutte le istruzioni. Poi ho preso una mega offerta, questa se non sbaglio era 22 euro, queste due mousse in edizione limitata, infatti c'è scritto offerta speciale di Galénic, mousse cream per rimuovere il make-up. Quindi, come potete vedere, sono un bipacco, 150 ml ciascuno a 22 euro. Di Galénic avevo provato una volta, se non sbaglio, una crema per il viso in Italia. Comunque, come brand, qualcosina ho provato. Sapete che io sono amante della mousse, delle mousse, quindi ho preso anche questa. E poi ho preso, quando ho preso questo prodotto non c'era ancora pubblicità massiva su questa linea specifica, cioè io non so come mai arrivo sempre prima degli altri, boh. Sto parlando di LR Wonder Company, che è pubblicizzata da Befana di Uomini e Donne, ma c'è anche da Tigotà questo marchio, è molto famoso per gli autobronzanti solari,
ma anche una sua linea tipo veleno d'ape, veleno di vipera, insomma, secondo me Actimask cerca molto a copiare questo brand. Di questo avevo preso gel detergente all'acido ialuronico super idratante con vitamina C stabilizzata, che è antiossidante, acqua di camomilla, addolcente e lenitiva. 200 ml di prodotto, io l'avevo preso quando c'era un'offertona, veramente il 30%, è bellissimo, tutto trasparente, molto 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 elegante, e con la sua coppia, insomma, che voglio utilizzare insieme, ho preso il tonico all'acido ialuronico, vitamina C stabilizzata e acqua di kiwi. Anche questo, ragazze, l'avevo pagato pochissimo, sono 200 ml di prodotto, e l'altro invece sempre 200 ml di prodotto, quindi ottimo. Passiamo ai tonici. Allora, ho trovato una maxi offerta di Nux. Sapete che Nux io l'ho, diciamo, amato solo per il detergente al miele, ma ragazze, c'è una super novità che poi dovrete vedere sempre di Nux. Per ora ho preso solo questa perché c'era anche il bipacco del detergente delicato, ma ho deciso di optare per i tonici, perché i tonici è un'altra mia malattia, e quindi ho preso l'offerta speciale a 12 euro all'azione tonica addolcente con i petali di rosa. Sono 200 ml ciascuno e io ho trovato il bipacco convenienza, quindi spero che mi piaccia, perché se non mi piace me lo spalmerò anche questo sul corpo. Poi ho preso invece come boccione gigantone di tonico, che sono ben 400 ml, tonico illuminante no alcol, lenitivo e rinfrescante con acqua di amamelide per tutti i tipi di pelle di Eufidra. Anche Eufidra mi ispira tantissimo, io ne sento sempre parlare proprio per i trucchi, però il tonico non ho potuto resistere, ragazze, questo gigantesco tonico, che stiamo parlando di boccetta, ragazze, nulla di porno, sapete che io adoro follemente il tonico, quindi non ho potuto resistere a 400 ml di prodotto. Poi, sempre come tonico, ho preso essenza illuminante per il viso, per tutti i tipi di pelle, 100 ml di prodotto di Uriage. Anche questo deve essere un prodotto recente. Guardate quanto è bello, mi fa impazzire. Con l'acqua termale di Uriage, ovviamente. Poi ho preso gli ultimi due prodotti, ragazza, ci siamo. Tonico per pelle grasse miste con estratto di alga, dermopurificante. L'ho preso purificante perché non ho più tonici purificanti. Sapete che ogni tanto purifico la pelle, e ho preso questo qua della Guam. Della Guam io non ho provato mai niente, infatti mi ispirano molto gli oli, ma anche una maschera notturna enzimatica pazzesca. Infatti voglio prendere anche questa. Il tonico, anche questo l'avevo trovato in super offerta, guardate quanto è bello. Poi voglio capire il tappo com'è, cioè sembra una candela, boh, comunque bellissimo, a prezzo pieno costa tantissimo, ma io l'ho preso tutto in super offerta, per questo vi dico che Amica Farmacia mi piace per quello, però vabbè. 200 ml di prodotto, e l'ultimo tonico è una chicca, perché in realtà questo marchio costa un puttanaio di soldi, ma io l'ho trovato veramente scontatissimo, infatti penso di aver preso l'ultimo prodotto perché poi è andato in sold out. Sto parlando del tonico ai fiori di banano di Darphin. Anche di Darphin ho sentito sempre parlare, un'azienda francese che fa parte sempre del grande gruppo di Estée Lauder. 200 ml di prodotto, e sono super 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 curiosa di provarlo. E niente, ragazze, questi sono stati tutti i miei acquisti a questo giro per quanto riguarda il beauty di farmacia. Mi raccomando, fatemi sapere se vi fa piacere la mia suddivisione di review così più strutturata, quindi review bio, review da supermercato e review da farmacia, beauty da farmacia, così diventiamo leggermente più professional. Fatemi sapere se le idee vi piacciono. Io comunque sono sempre stata appassionata di beauty da farmacia, quindi sono contenta come una bambina. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.